pomeriggio 5, Floriana Secondi sbotta contro Tonon, sei un cafone. Raffaello Tonon, la discussione con Floriana Secondi a pomeriggio 5. E anche oggi pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso sulle reti Mediaset, ha regalato una buona dose di trash al pubblico da casa che da anni segue la trasmissione con affetto. Ovviamente, il merito di tale trash è dovuto agli opinionisti presenti in studio. Il tutto è iniziato con una semplice domanda posta a Floriana Secondi dalla conduttrice del programma. Sei andata alla Fashion Week? Ha chiesto Carmelita alla vincitrice del Grande Fratello. L'opinionista ha risposto di no, spiegando che in determinati contesti non sarebbe in grado di dare il meglio di sé. Camilla Lucchi, nota ereditiera, ha approfittato del momento per punzecchiare Floriana Secondi e le ha lanciato una frecciatina velenosa. Beh, almeno ne è consapevole. Ha affermato la Lucchi, alludendo ai modi non proprio eleganti dell'opinionista. Floriana ha iniziato ad attaccare la ragazza e Raffaello Tonon è intervenuto per difendere la ricca ereditiera. I due hanno iniziato a dirsele di santa ragione, tant'è che più volte, durante il corso di pomeriggio 5, il resto degli ospiti ha pregato i due di smetterla. La vincitrice del Grande Fratello ha dato del cafone a Raffaello Tonon, affermando con convinzione che accetta critiche soltanto da chi è più superiore di lei e non da uno come lui. Floriana Secondi si difende da Raffaello Tonon a pomeriggio 5. Se pensate che la discussione sia finita qui, beh vi sbagliate di grosso. Camilla Lucchi, giusto per calmare un po' la situazione, ha chiesto a Floriana Secondi se questa volta avesse lavato i piedi, visto che durante il loro precedente incontro non le sembravano essere il massimo della pulizia. L'opinionista di pomeriggio 5 non ha accolto nel migliore dei modi la domanda, rispondendo che lei è una del popolo ed è quasi un onore poter camminare a piedi scalzi per gli studi di Cologno. Camilla, a questo punto, ha levato anche lei le scarpe, per dimostrare di non essere una ragazza snob. Raffaello Tonon ha continuato a prendere le difese della bella ereditiera, esaltando la sua bellezza e la sua spontaneità, denigrando Floriana Secondi. La lite è continuata per molto, la conduttrice di pomeriggio 5 non ha avuto nemmeno il tempo per poter intervistare il resto degli ospiti presenti in studio, tant'è che ha dovuto promettere loro di invitarli una prossima volta per potergli dare lo spazio che meritano. Ci sembra quasi scontato dire che dopo oggi tra Floriana e Raffaello Tonon non scorre buon sangue.